Ciao a tutti, salmoni e salmone o salmonesse, come volete definirvi. E, che dire? Allora, comincia oggi una nuova serie di puntate di dirette Instagram dal nostro canale Salmon Magazine. Ciao a tutti. E questa nuova serie si chiama Altrove perché ci porterà in giro per il mondo. E questa nuova appunto serie di puntate le abbiamo organizzate in collaborazione con la Fondazione San Zeno. Non so se la conoscete, ma è un'istituzione del territorio. Ci sono, magari lo sapete anche, ci sono diverse fondazioni a Verona che lavorano per il sociale e il culturale. Sono fondazioni che aiutano i progetti del territorio, ma non solo, e alcune di queste sono molto attive e aiutano progetti come anche Salmon Magazine, per esempio. E in particolare la Fondazione San Zeno è una fondazione che è nata qualche anno fa, se non sbaglio una ventina d'anni fa, da un'idea di un noto imprenditore veronese, Sandro Veronesi, il fondatore di Calzedonia, immagino che lo conosciate, che ha voluto istituire un ente che erogasse fondi, finanziamenti per realtà italiane e non solo, e sostenerle nelle loro attività. Per cui immaginatevi che c'è un team di professionisti che diciamo è deputato a individuare i progetti più interessanti in tutto il mondo, soprattutto in ambito sociale, di educazione per i giovani, ma non solo. E poi, se volete maggiori informazioni e più precise, vi consiglio di andare a vedere anche i loro siti. Per esempio, quello della Fondazione San Zeno è fondazionesanzeno.org. Che come dice, eccolo qua, come dice il titolo su Google, sostiene lo sviluppo attraverso lo studio, la formazione e il lavoro. E proprio in collaborazione con loro siamo venuti a contatto di una delle realtà che sostengono, è un'associazione che ha sede in Bolivia e che ha tra diciamo, le persone che effettivamente lavorano in questo progetto una nostra, e con Anna andremo appunto in Bolivia e ci faremo raccontare qual è la sua attività lì sul territorio, che cosa fa. Eccola qua, Anna. Ciao Anna. Ti Ciao, ciao Matteo, mi senti? sento benissimo. Ah, perfetto, buongiorno. Ciao, buongiorno, qua è pomeriggio, lì che ore sono? Qui sono le 11. Ok, quindi 6 ore in meno. 6 ore in meno, sì. Anzi, grazie per avermi invitato, che mi avete dato l'opportunità di pettinarmi oggi, di mettermi a posto finalmente. Anche lì siete in pieno coronavirus. Pieno coronavirus, piena quarantena, sì. Sì. Ma togli una curiosità molto banale, che tempo c'è lì? Infatti, se vedi i capelli che un po' mi volano, perché non è che c'è la brezza caraibica, se no col ventilatore acceso, perché c'è caldissimo. Caldo, caldissimo, saranno, adesso non so, però sì, saranno 35 gradi, ma sai, fa quel caldo umido che è proprio fastidioso. Ma Però ascolta, perlomeno è sole, è bel tempo. ma che stagione è lì? È autunno, in realtà cominciato da poco, però sì, poco. Cioè, ti dico, adesso verrà un po' freddo, freddo, insomma, freddino, in luglio. Fai che saranno 2 settimane, 3 al massimo, però di più non dura. E poi c'è caldo. Non c'è la via di mezzo, non c'è, o c'è proprio caldissimo o fa questo freddo breve, però insomma. Io preferisco, ti dico che io piuttosto che il freddo preferisco questo caldo qua, però insomma. Ma ascoltami, dove sei di preciso? Che così vado anche a vedere su Google Maps dov'è che ti trovi. Sì, a Santa Cruz della Sierra. Allora, aspetta che lo cerco. Santa
Vediamo. Santa Cruz de la Sierra, eccolo qua, in Bolivia. Perfetto. Lo vedi tu nel monitor? Lo vedo, sì, Piccolino. abbastanza. Eccoci qua. Allora, Santa Cruz, mi dicevi prima che è la seconda città della Bolivia. Della Bolivia, sì, perché c'è la Paz, che appunto è la più grande, la capitale. E poi in realtà in Bolivia ci sono due capitali, in realtà, perché c'è la Paz, appunto, che è dove c'è la sede del governo, e poi c'è Sucre, che è la capitale legislativa. Però è più piccolina, invece La Paz è abbastanza grande. Poi c'è Santa Cruz, che è la seconda città, che è grande, ti dico, fa 3 milioni di abitanti, 3 milioni e qualcosa, Ah, però. però è grande. Sì, sì, sì. E di che cosa si vive a Santa Cruz? Santa Cruz si vive, c'è tanto. Allora, si divide in tanta vita del campo, in realtà, perché anche essendo una grande città, comunque la. Tanto, gran fetta della popolazione lavora appunto per il campo e si sostiene anche con, appunto, con la vita sai, dei mercati, delle vendite giorno per giorno, che è quello appunto che sta un po' affettando in questo momento. E comunque è una città che ti dico si sta muovendo tanto, sta iniziando a svilupparsi tanto anche a livello di culturale, di eventi, non la vedi che comunque si sta muovendo. Sì. Ah, molto attiva. Beh, Sì. guarda, Sì, si sta. ti porto subito una storia vera, nel senso che su Google Maps in questo momento, se cerchi un modo di arrivare a Santa Cruz da Verona, non te ne dà neanche uno. Non so se sia per colpa del coronavirus, ma di fatto Google non ti dà opzioni. Evidentemente è tutto bloccato. Sì, è tutto bloccato. Allora, le frontiere sono chiuse. E sono chiuse, ti dico, ci sono anche tanti turisti, in realtà italiani, che adesso stanno abbastanza muovendo anche, appunto, ambasciate, Farnesina e tutto, perché loro sono qui e non sanno più come vivere, nel senso che avevano un tempo ristretto, non sanno dove andare, perché non ci sono voli a disposizione che li fanno tornare. Come hanno fatto altre ambasciate in realtà, solo che pare che ci siano troppi pochi italiani per organizzare un volo e quindi adesso loro sono. Sì, insomma, penso che sia. Non lo vedi perché è tutto bloccato. Ma ascolta, vedo che la Bolivia, boh, mi sa che è uno dei pochi stati del Sud America che non ha sbocchi sul mare. Perché, per cui, per quale motivo Oh no. uno viene in Bolivia da turista? Beh, allora. Mi hai preso in un punto che io, che sono amante del mare, ti dirò che è una cosa che sto abbastanza soffrendo, soprattutto con questo caldo. E, però, a parte sì, che non c'è il mare, questo effettivamente è una È un mancanza, handicap. però sì. E, però la Bolivia è molto bella. Guarda, quello che ti dicono i turisti che proprio. Li prende anche quello un po' che è successo a me, è la natura che c'è, che è veramente una cosa indescrivibile, e come cambia da nord a sud, a parte il clima, ma poi proprio la morfologia e proprio la diversità a livello naturale che c'è, Anche a parte perché è una città che. gigante, immagino. Beh, no, la Bolivia non è tanto grande, Ok, eh. tipo da Non è tanto noi, grande. cioè non so, è grande come boh, la Francia? Eh. Boh. Bas. Adesso sarà grande che. Domandone. Questa è una bella domanda. No, forse è un po' più grande della Francia. Però no, non. Cioè, a livello di Sud America, che comunque, insomma, i paesi sono tanto grandi, cioè pone il Brasile. Sì. Poni anche l'Argentina, è uno dei paesi più piccoli, penso con il Paraguay che sta lì sotto, l'Uruguay, quello mini, e l'Ecuador. Ecco, l'Ecuador forse vince che è un po' più piccolo. E poi viene la Bolivia. Ma ascoltami, quindi giusto per capire, allora il mare non c'è e a te piace Abuso al mare, per cui non sei andata per il mare.
Non sono andato per il mare. Cos'altro ti ha condotto lì da quelle parti? Allora, guarda, io dall'Italia in realtà sono partita, vabbè, te la faccio breve, insomma, ero in Perù. Sono andata in Perù e appunto che sono andata a fare un volontariato con una ONG locale là che lavorava con i bambini. E da lì, allora, la Bolivia è ovviamente confinante. Non so, a me. Mi chiamava un po' l'attenzione, nel senso che sarà che poi io quando sento qualcosa che non è troppo conosciuto, io ci devo proprio andare, non lo so. E quindi ho detto, senti, mi ero presa un periodo per viaggiare, per conoscere, ho detto vado in Bolivia. Dalla Bolivia, lì sono Ma tipo in finita la prima vacanza? città. Sì. Cioè da Cioè turista. l'idea era quella, io avevo un biglietto di ritorno. Cioè, ero presa come un mese Cioè. e da turista, sì. Poi lì sono arrivata, la prima città che ho toccato in Bolivia è stata Cochabamba, che è un po' più, sì, lì, esatto, sotto la Eccolo qua. Paz, sì, Cochabamba. E lì io ho lavorato un po' in un ostello, lì, e mi è piaciuta tanto, una città che per me è molto bella, molto più piccola, però bella. E da lì mi avevano consigliato di viaggiare verso Santa Cruz, verso un po' un piccolo paesino che si chiama Samaipata, che è proprio nella selva, alta, a un'altezza di 1600 più o meno, e proprio un pueblito molto piccolo. Sono andata lì e io lì mi è piaciuto tantissimo, tra virgolette, ho perso la testa. E niente, lì guarda, non so cosa dirti, nel senso che piccolo con poco, perché saranno, guarda, cinque strade con una piazza. Lì ho iniziato a lavorare delle scuoline dove cercavano appunto psicologi, lì non ce n'erano. Ah, perché tu sei una psicologa, giusto? Sì. E quindi ho iniziato a lavorare lì. E mi sono fermata un anno in realtà. Però un paese, sì, proprio nella selva, guarda. Secondo te lo E da studiamo su lì, Google Maps? Impossibile. oddio, prova. Com'è che si chiama? Samaipata è turistico, quindi in teoria Fammi lo dovrebbe spelling. essere SAMAIPATA. Sì. Samaipata, eccolo qua. Ecco, sì. No, Aspetta, è Samaipata o Samaipata Cochabamba? È lo stesso posto? no, no, Samaipata, Samaipata. Eccolo qua. Ah, wow! Ma vuoi dirmi che sono questi i paesaggi? Bravo, Ma sono stiamo questi, sì. scherzando? Ciao! Sì. No, per quello ti dico, vai fuori di testa. Cioè, Sì, per forza. poi la voglia di mare ti viene ogni tanto, però. E Quando vedi questo. queste sono tipo delle rovine, boh, antiche. Inca, sì. Inca. E tu qua sei stata un anno. E sono stata un anno lì, sì, 10-11 mesi, sì. E hai cominciato dando una mano nelle scuole locali. Nelle scuole locali, esatto. E quindi poi lì mi sono fermata. Dopodiché ho avuto ti dico, bello, dopo un po' per vivere. È difficile, nel senso difficile perché proprio non c'è nulla, è molto rilassante, è tutto il paesaggio, è molto meditativo, è molto, sì, un po' zen, però insomma io a un certo punto, non lo so, cercavo qualcos'altro. Ho avuto la fortuna appunto di entrare in contatto, vabbè, che insomma già conoscevo la Fondazione San Zeno, che appunto ha progetti in Bolivia e questo qua appunto che ho iniziato a seguire a Santa Cruz, e quindi da lì poi mi sono spostata e ho iniziato questa collaborazione con San Zeno, e quindi mi sono spostata a Santa Cruz e cambio totale. Ok, quindi il paesaggio di Santa Cruz non è questo qua che stiamo vedendo adesso.
No, 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 il paesaggio di Santa Cruz, no, niente a che vedere. A parte che scendi molto Di altitudine. di altitudine, sì. E il paesaggio di Santa Cruz, no, guarda, come si dice, perché a volte mi perdo un po' perdonatemi, di grammatica italiana e di parole, intorno a Santa Cruz, i paesini che ci sono, che già sono un po' collinari, sono molto belli, si avvicinano abbastanza a quello che appunto che è il campo, la montagna, però Santa Cruz, no, niente a che vedere. Ecco, questa è la piazza, quella che stai facendo vedere. È super verde comunque. Sì, ecco, super verde, palme ovunque. Si vede. Non in questo momento, ma ecco. Sì, no, è verdissima, è dovunque. Ma quindi qua a Santa Cruz, quindi fondamentalmente una metropoli, che tipo di situazione hai trovato? Allora, ti dico, io scendendo Heidi, no? Mi sentivo che scende in città, è stato un po'. Insomma, io stavo vivendo comunque una situazione possiamo dire, immersa nella foresta, comunque di una vita molto tranquilla, molto calma, per dirti. Anche quando andavo, la gente molto tranquilla e andavi al mercato e parlavi proprio ore con le signore che ti vendevano la frutta. Quando andavo a lavorare, facevamo ricreazione ogni 20 minuti, la merenda e mangiavi questa cosa. Cioè, proprio una vita tranquilla. E sono arrivata qua e lo vedi che Santa Cruz è una città che si muove Dinamica. e sì, è dinamica e lo vedi che proprio la gente, comunque la città in sé, insomma, sta cercando di investire e di svilupparsi, è tutto in movimento. Poi ovviamente è un gran casino, nel senso che per strada, cioè io non guiderei mai, io a me che piace guidare, io non mi metterei mai per strada a guidare, no, no, è una follia, è un casino. Sì, c'è il buono e il meno buono, cioè è disordinata, ecco, una città molto disordinata. Però offre anche, c'è cioè una città che sta offrendo, comunque una città che offre, è grande, ci sono strutture, insomma. È viva. È viva, sì. Ma si sente quell'energia che a volte qua in Italia manca, proprio quell'aria frizzante che qualcosa di particolare sta succedendo, no? Senti i giovani, i protagonisti, non so se hai presente quella sensazione che a volte ti capita andando anche altrove, appunto. Allora, ti dico, vabbè, la Bolivia è un paese giovane, appunto perché insomma l'età media è molto giovane. E per dirti, Santa Cruz come La Paz, ci sono questi movimenti artistici, culturali. Io ho delle amiche che lavorano dentro, appunto, organizzano eventi di qualsiasi tipo, fiere, comunque qualsiasi cosa tu cerchi, sai che c'è, ovviamente non è Milano, ovviamente, però insomma senti che è una città viva. Sì, assolutamente sì. E lì, nel momento in cui ti sei spostata, sei entrata a far parte di un progetto particolare, giusto? Esatto, allora io, vabbè, io ho sempre avuto un po' no, senza un po', mi sono buttata nella psicologia criminale, avevo fatto psicologia criminale all'università e poi ho fatto una specializzazione in clinico forense, quindi adesso non so se mi senti perché sta passando il signore che vende le banane che urla, no, urla fortissimo, appunto. Ma in realtà sarebbe bello anche riuscire a sentirlo, ti dirò.
Allora, se vuoi mi incammino. No, Ah, no, vabbè, intanto ma che... tanto senza Vabbè, comunque lo scongiurare. sentiamo, no, no, lo sentiamo anche da qua. Ok. Ho fatto una specializzazione in clinico forense, quindi ti dirò che tutto quello che è un po' criminale, tra virgolette, Attira. era un po' il mio ambito, sì. E appunto con la Fondazione San Zeno seguivano questo progetto con adolescenti, giovani adolescenti, con responsabilità penale. E quindi insomma, ho iniziato questa collaborazione in questo centro che si chiama Centro Fortalezza, che all'inizio era una casa di accoglienza per ragazzi. Giovani di strada, orfani e senza famiglia, appunto con questo tipo di problema. Dopodiché, nel 2002, che appunto è cambiata la legislazione, Questa è la vostra è pagina? Ok. diventato. Esatto, questo è il centro, sì. E nel 2002 è iniziato a essere appunto un centro di reintegrazione sociale dove accoglie adolescenti a partire dai 14-15 anni. Con responsabilità penale. Ma scusa un E secondo, in soldoni, cosa vuol dire con responsabilità penale? fondamentalmente che hanno commesso delitti Ok. di qualsiasi tipo e che hanno una sentenza. Che Quindi hanno una condannati. sentenza o che sono, esatto, che sono nati per o preventivi anche, che comunque vengono mandati dai giudici. Scusate, come si chiama, dai giudici dipartamentale appunto di Santa Cruz e paesi limitrofi, città Ok. limitrofe. E quindi ospita giovani e adolescenti con responsabilità penale e fino al compimento della sentenza, che sono 6 anni per i delitti più gravi. E poi appunto scremando 4 o 2, dipendendo un po' dal delitto commesso. E poi sarà ovviamente in base al comportamento, in base a insomma, un po' tutto sarà, come si dice, scelta appunto del giudice, vedere di dare un cambio di sentenza. E questo. E il Centro Fortalezza collabora con, è della Chiesa di Santa Cruz e collabora con istituzioni, vabbè, pubbliche, con la governazione e con, ovviamente grazie alla collaborazione di istituzioni internazionali insomma, che lo aiutano appunto ad essere un centro rieducativo e riabilitativo a tutti gli effetti. A differenza degli altri, mi permetto di dirlo, degli altri centri appunto con cui collaboriamo, che appunto fanno parte della governazione di qua, senti che è più, grazie appunto a questi aiuti che ha, più contenuto, dove si lavora anche a livello educativo in una maniera un po' più costante e più coerente. Ma perché, giusto per volgarizzarlo un po', fondamentalmente sono minorenni che hanno compiuto dei reati per cui sono stati condannati e Sì. l'idea è quella di, diciamo, introdurli, metterli nelle condizioni di reintrodursi nella società finita la pena. Esattamente. Il focus è quello di reinsertarli socialmente, quindi Reinserirli. che una volta reinserirli, sì, scusami. Grazie anche che no, perché qua è grave, se no non riesco più a parlare, di reinserirli socialmente una volta usciti. Quindi io che li sto accompagnando, io in particolare ho la, il, diciamo, sto lavorando appunto in un programma che si chiama di post-seguimento, quindi post-sentenza, diciamo che li accompagno anche una volta usciti. Quindi facciamo anche un lavoro molto bello con le famiglie. E quindi io l'accompagno anche fuori una volta che hanno compiuto la sentenza, quindi la ricerca di lavoro, iscrizione a scuola e qualsiasi esigenza che possano avere. Ma quindi fondamentalmente la Bolivia, lo Stato boliviano,
invece che rinchiuderli in un carcere normale, li ha predisposto delle strutture ad hoc Sì. per i minorenni. Sì, guarda, c'è proprio la legge 548 del codice, proprio bambino, bambina, adolescente, che ha appunto questa clausola che adottarono appunto la possibilità di avere questi centri proprio di reintegrazione per avere la possibilità di reinserirli socialmente. E all'interno di questo tutti i tipi di attività a livello educativo, a livello sportivo, teatro, hanno sostegno psicologico, sostegno pedagogico, hanno l'assistente sociale che fa il lavoro con le famiglie, carpinteria, adesso abbiamo l'orto e il pollaio. Quindi Sì, sì, sta. gli insegnate dei lavori anche. Esatto, sì. Ma Sì. scusami. E dimmi. No, vai, vai, perdonami. No, e dico, è anche la cosa che secondo me fa tanto la differenza, che ha il centro Fortalezza, che è diverso dagli altri centri di reintegrazione, è che ad esempio non c'è polizia, cioè le guardie, per dirti, comunque sono educatori, e Ma questo fa tanta differenza, perché già solo non avere, sai, come negli altri centri, che avevo mandato delle foto, che ci sono proprio le, come si chiamano, dove i quattro posti, recensioni tipo. esatto, con la polizia, già comunque vedere che non c'è la divisa e tutto, fa più comunità che dà un'idea diversa. E questo ai ragazzi aiuta tanto. Vabbè, ci credo. Ma toglimi una curiosità, questa istituzione pensata dal governo è una particolarità o diciamo sono come dire, soluzioni abbastanza frequenti anche, non so, in Italia, banalmente, esistono strutture similari o un minorenne finisce in gabbia tanto quanto un adulto, un altro adulto? Allora, qui è particolare, nel senso che sono pensati proprio a essere centri di reintegrazione, proprio con un focus di aiuto, di crescita e insomma, di aiutarli appunto a riparare il danno che poi sulla giustizia riparativa, apro una parentesi. In Italia io ho lavorato in comunità di ragazzi in custodia cautelare, che erano ragazzi appunto che arrivavano con il cambio di misura, dove però avevano passato la sentenza o la prevenzione in carceri minorili. Ad esempio c'è a Treviso, adesso mi pare. Perché non ci arrivava da Treviso, da Venezia, e sono però carceri, cioè A tutti gli proprio effetti. a tutti gli effetti, sì. Questa legge, tra l'altro, qua in Bolivia, prevede di lavorare con la giustizia riparativa, quindi è una possibilità di dare al giovane, al ragazzo, di riparare il danno con la vittima direttamente, quindi attraverso il dialogo, attraverso l'incontro con la vittima e con la comunità, perché poi in realtà tu fai danno alla vittima, però di conseguenza fai danno alla comunità nella quale vivi, Certo. e quindi si dà la possibilità di poter riparare con alcuna forma, che poi lo vedono loro attraverso un mediatore, e di fare questo incontro che comunque sia a livello proprio di responsabilità per lui, che a livello emotivo sta cambiando molto il senso della pena. Anche in Italia sta lavorando tantissimo appunto su In questa questo. direzione, ma per cui possiamo dire che la Bolivia da questo punto di vista forse è anche un po' avanti. Sì, guarda, in questo senso sì, per i minorenni aiuta tanto. Poi la difficoltà io la incontro una volta usciti, che ovviamente c'è tanta
pregiudizio, tanta stigmatizzazione anche da parte dell'istituzione o di imprese quando i ragazzi cercano lavoro, di dire io non accolgo un ragazzo che ha avuto con responsabilità penale o che comunque ha scontato una pena. Ecco, questo è ancora molto bloccato e quindi fanno fatica, Ma stanno facendo fatica. è tanto frequente la criminalità minorile in Bolivia? Sì, ti dico che soprattutto appunto nelle città grandi, La Paz, Santa Cruz, meno rispetto a, leggevo degli articoli, rispetto a anni fa, però ce n'è tanta e te ne rendi conto, cioè, tu la vedi, nel senso, tanti ragazzi ovviamente caglie, mi dicono, di strada e tanto iniziano a rubare. La droga è molto facile qui insomma, da Da procurarsi, procurarsi. e li vedi proprio sì, per strada, e ce n'è parecchia. E questo secondo te, cioè perché ci sono motivazioni, insomma, sociali, economiche? La maggior parte vedo anche, sicuramente, allora guarda, la Bolivia è, penso che sia il paese, se non uno dei paesi più poveri, con scarse risorse del Sud America. Quindi sicuramente è una carenza di culturale e guarda, la maggior parte dei ragazzi che io seguo di famiglia sono senza, abbandonati. Fondamentalmente. E quindi, sai, abbandonati, iniziano a vivere per strada e inizio a rubare, inizio a vedere che ho un po' di soldi, mi posso nel giro della droga, e da lì è tutto sì, fino Sì, a seguirsi. è un circolo Però vizioso, spirale negativa. famiglie allargatissime, perché sono famiglie con tantissimi figli che non possono permettersi come si dice, di Di né studiare anche. guidare, sì, esatto, né di farli studiare né di seguirli, e quindi loro iniziano a costruirsi una vita alternativa, tra virgolette. Ma l'impressione che ti sei fatta è che questi ragazzi, cioè, hanno poi una speranza se opportunamente seguiti, accompagnati o sono finiti, diciamo. Sì, no, ce l'hanno, anche perché escono dai centri che lo senti, che hanno la speranza e acquistano un senso di responsabilità in base a quello che è stato, che hanno fatto, e hanno la voglia, ma la speranza soprattutto di costruirsi. E io, seguendo anche ragazzi fuori, vedo che ce la fanno, se il tasso di reincidenza c'è, però è minore rispetto a quelli che non reincidono. Quindi è la dimostrazione che, insomma, con un po' di supporto, un lavoro fatto bene, non sono persi. No, quello che manca un po' è che ci stiamo lavorando, che stiamo facendo anche degli eventi di sensibilizzazione e di conscientizzazione un poco della popolazione, appunto per raccoglierli, perché ovviamente loro possono avere tutte le capacità e la speranza del mondo, però se ovviamente loro escono e trovano una chiusura, no, da parte della società, è difficile che possano continuare a battere un po' questo muro. Ma perché Però una volta che uno esce, cioè, è etichettato, cioè la gente lo sa. cioè, se vanno cercano da lavorare, beh, ovviamente gli vengono richiesti anche gli antecedenti penali, e comunque anche solo che porti, infatti stiamo vedendo questo, perché solo che porti il curriculum, per dire, e scrivi che hai seguito il tuo percorso accademico, scolastico, e nel centro Fortaleza già sanno loro di cosa si tratta, e quindi questo è un blocco. Sì. Mm-mm.
Però, ecco, tanti, tanti ragazzi ce la fanno, ce l'hanno fatta, ce la stanno facendo e altri purtroppo si sono un po' ripersi, ecco. Ma ascoltami, tra le foto che mi hai mandato ci sono anche foto di strutture tipo questa. Questo Sì. sarei cos'è? Questo è il centro Fortalezza. Ok. Quindi allora Poi, è murato, diciamo, cioè non è che sono sì, liberi è di. murato. No, 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 è murato e ha in alto anche il Il fio filo spinato. spinato. Questo invece è l'altro, che invece è proprio completamente diverso. Poi ti ho mandato anche una foto dall'alto, non so Sì. se ce l'hai, dove proprio vedi che ci sono proprio circondato, cioè non. Sì, non è che escono, insomma. Eccolo qua. No, È questo, no? esattamente questa parte che è molto grande e a parte tutto è molto, adesso vabbè passami un po' il termine, però è bello nel senso che è proprio immerso cioè guarda il verde che c'è, Sì, lì ci sì, sì. sono sì, animali e tutto. E questo però io lo chiamo un po' Alcatraz perché è lontanissimo, è molto lontano e devi attraversare come per arrivarci. E attraversiamo come 5 volte il fiume e quando piove ci arrivi, cioè ovviamente non c'è il trasporto. È successo che siamo andati camminando attraversando il fiume, capito, tirandosi su pantaloni e tutto, e quindi anche volessero scappare lì è un po' difficile perché non sapevano Ma dove è questo qua è farsi. esattamente quello dove lavori tu? Allora, io prevalentemente lavoro nell'altro, però sto seguendo dei ragazzi anche in questo, qua che ti ho mandato la foto, in questo, e in un centro di donne, di ragazze, quindi femminile, che è da un'altra parte ancora, e che è un po' come il centro Fortaleza, anche quello, un po' più comunità, diciamo. E le ragazze sono poche, in realtà adesso sono 6-7. Ah, questo è proprio per ragazze. No, no, questo è quello grande, là lontano per ragazzi, maschi, e sono tanti perché è molto grande, adesso saranno boh, un centinaio. Ah, ok. E poi c'è un altro centro femminile, Di cui mi hai che mandato la però non. foto? No, mi No. sa che non te l'ho mica mandata, Ok. perché non ho foto, perché non posso portare dentro il telefono lì. E, che è più piccolino, è più comunità, un po' più come Fortaleza, più contenuto. Ok, e quindi diciamo la vostra idea poi è quella di sì, appunto, accompagnarli, formarli da un punto di vista lavorativo senza diciamo costringerli all'interno di una gabbia e farli sentire inutili per il resto della loro vita, cioè dargli gli strumenti proprio. Sì, la chiamano un po', la chiamiamo un po' formazione integrale, nel senso che cerchiamo di dargli tutti gli strumenti per seguire, no? Per andare avanti a livello quindi di psicologico, quindi a livello di ricostruzione comunque emotiva, affettiva e di responsabilità, come a livello proprio manuale e a livello educativo e un po', come posso dire, spingere sulle proprie risorse, no? Che loro già hanno e sviluppare appunto per accompagnarli in quello che poi gli può piacere. E poi c'è, oltre a questo appunto collaboriamo con un centro di orientazione dove ci sono ragazzi che invece stanno compiendo una misura alternativa. Dove per dirti c'è un ragazzo che lui adesso è. Lui era appassionato di fare manualmente tutti anelli e braccialetti, e quindi si sono potuti comprare tutti gli strumenti per aiutarlo. E lui adesso ha questo, tra virgolette, negozio di vendita di cose proprio manuali e artigianali, ma bravo, cioè, nel senso, lui è proprio contento. Guarda che c'è una domanda che è arrivata, a parte che ci sono un botto
di ragazze che ti salutano. C'è Vanesita Ah. Miranda, che non so se conosci. Sì, è la mia amica. Certo. Poi c'è la Giulia Otti che dice, aspetta che la recupero, vediamo, eccola qua, dice, forse hai già risposto, ma mi chiedevo se in Italia dopo il carcere minorile esistono realtà riabilitative come la vostra. Sì, un po', in parte abbiamo parlato, però non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, nel senso che allora, ad esempio, io con il Don Calabria a Verona si lavorava con questo progetto anche di post, come si dice, di post-seguimento, dove ad esempio i ragazzi lì era un po' diverso, nel senso che, ad esempio, lì vivevano una volta che uscivano dalla comunità. Gli si dava la possibilità di poter vivere in un appartamento tutti insieme, che poi loro appunto condividevano, e un po' gli si aiutava con un tempo però, come si può dire, fisso, finché non avrebbero trovato lavoro e appunto poi sarebbero dovuti comunque sì, lasciare questi appartamenti. E erano ragazzi comunque più grandi. E il seguimento era diverso, cioè non c'era proprio un accompagnamento anche a livello, per dirti, familiare. Era più adesso non mi piace dire controllare, però io ad esempio facevo queste visite in questi appartamenti, un po' si facevano queste riunioni tutti insieme, però si aiutavano a fare curriculum, a cercare lavoro e tutto, però forse sarà che loro erano anche più grandi, quindi sentivano anche meno forse la voglia di essere accompagnati. Però sì, c'è, ci sono. Diverse la forma. Questo implica che per te sia un impegno, insomma, anche personale molto importante. Come si vive, come la vivi? Tutta l'altro, una donna, italiana, insomma, come la vivi tu? Allora, io la vivo. No, guarda, io la vivo bene nel senso che anche a volte no, mi chiedono comunque, lavori in un centro di ragazze appunto con queste problematiche, sei straniera e sei donna, io ti dico, non ho mai avuto grossi problemi, difficoltà da questo punto di vista. Poi è difficile, è molto bello il lavoro con le famiglie, anche se è molto difficile, e anche solo il fatto di poterle raggiungere. Vabbè, io qua non ho mezzi miei, i mezzi di trasporto qua sono un casino, ti dico la verità, qua sono proprio un casino. E vivono spesso, vivono molto lontani, quindi questo è un po' una difficoltà. E anche a volte, no, quando devi comunque ti avvicini per sensibilizzare, no, un po' con la comunità su questo tema. Io non voglio dire che è perché sei straniera, no, però già non è una cosa che tanto si sentono sensibili appunto a questo contesto. In più, forse tu che non sei proprio, bah, anche forse per una questione di lingua, tutto, però non fai parte, insomma, della società, ovviamente, essendo straniera, a volte sento un po' no, non dico una chiusura assolutamente, però un po' di difficoltà, sì. Ma poi io la vivo bene, nel senso che mi piace tantissimo quello che faccio e quindi. C'è un tuo Sì. fan che ti saluta, mi sa. Chi? Samuelito. Ah, sì. Hola, 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 esto, sì. Hola, sì, è un ragazzo Ah, che insomma, fa parte del progetto. ok. Ah, quindi hanno Instagram. Sì. Poi c'è, vabbè, Chris McFly 84 che ti saluta. Ciao Vecia. Ciao. Marginal Studio, ciao Anna.
Irene. Beh, insomma, dai, c'è un botto di gente che ti saluta da qua. Ma ascoltami, invece, tornando un attimo ai giorni d'oggi, cioè in realtà ai giorni d'oggi è comunque quello che abbiamo parlato, insomma, il tuo presente. Però la tua quotidianità è la quotidianità boliviana rispetto all'emergenza Covid e di questi ragazzi. In che modo cambia ed è cambiata? Allora, cambia. Allora, qua intanto per fare un'introduzione sono state prese delle misure preventive rispetto al Covid, al diffondersi del contagio, molto presto, appunto per evitare qui il sistema sanitario. Sì, vabbè, si sa, è quello che è, e è abbastanza. Di acqua da tutte le parti, vabbè, c'è anche mia mamma che mi ascolta tanto, lo sa, quindi non ti deve preoccupare di più. E anche se, vabbè, poi Santa Cruz in realtà le strutture ne ha, però insomma, ovviamente loro l'hanno detto all'inizio, anche il governo ha detto: noi preveniamo in maniera drastica per evitare che ci sia un disastro, appunto, che non si possa sostentare dopo. E Certo. quindi hanno fatto iniziata questa quarantena dove si può uscire un giorno a settimana solo per fare la spesa in base al numero di documento. Sì, ad esempio, io posso uscire solo il martedì, è proprio il mio giorno di festa. Però sì, cioè nel senso che comunque c'è abbastanza controllo. Poi dipende dalle zone, perché per dirti dove è un po' più lontano, dove vado io a lavorare, e io quando vado, appunto quando riusciamo ad andare, che abbiamo il passaggio con la camionetta, e è un giorno, nel senso c'è il mercato, c'è la signora che ti vende panetto lì, perché ovviamente è gente che vive giorno per giorno, che ha bisogno di lavorare, quindi a un certo punto fanno il discorso di dire: o muoio di coronavirus o muoio di fame. Allora sai cosa c'è? A questo punto io la rischio, esco, però a morire di fame con 6 figli da mantenere non posso. E quindi c'è un po' tutto questo problema. E adesso insomma vediamo Diciamo che è un po' com'è, poi così. dipende anche dalle zone. Sì, È un po' poi più. vai al mercato, se devi andare a fare la spesa al supermercato, per dirti comunque ti controllano, c'è come si può dire, tipo una struttura che tu entri e ti lavano e ti disinfettano da testa a piedi, mani in alto, ti dicono devi passare così e ti lavano i piedi, ti provano la febbre e tutto, e poi giri l'angolo, vai al mercato, non so, a comprare la frutta e come se niente fosse, c'è proprio il mercato della domenica, capito? Com'è? Perché la gente, ma giustamente anche da un lato, dice io non Cioè, non se lo può posso permettere. stare in casa. Esatto. E soprattutto dopo noi siamo stati in quarantena anche a novembre. E infatti io ormai non mi pare strano uscire. Ah, è quella foto che mi avevi mandato, vediamo se la recupero. Così tolgo anche il naso, Esatto. che il pigoz, se no, si incazza. Mi riferisco al Pigos che c'è scritto adesso in diretta. Esatto, Ah, questa foto qua è la quarantena di novembre. a ottobre ci sono state le elezioni e insomma per problemi appunto di sociopolitici ci sono state delle frodi appunto elettorali e allora cosa è successo? Che la popolazione, le città grandi hanno deciso di bloccare completamente le attività, i trasporti e il passaggio come in questo caso, questa è dietro casa mia, proprio nella via questa qua grande, dove avevano bloccato con un autobus, il classico autobus, sedie, bandiere, tutto il passaggio di chiunque potesse passare. Pensa che io mi ricordo che ero uscita quel giorno lì perché dovevo andare a fare la spesa e uno mi ha gridato che non potevano camminare neanche le bionde. E Quindi sarà quindi coprifuoco. hanno fatto.
Esatto, sì, Madonna. esatto, c'era il coprifuoco e, ma sì, è proprio appunto con i militari qui, e, affinché appunto se ne loro praticamente chiedevano, e aveva fatto tutti questi scioperi, che se ne andasse il presidente appunto per queste frodi elettorali, ed è durato 21 giorni, che poi lui si è dimesso, e quindi ti dico è stata comunque... Scontri sociopolitici, sociali gravi, ci sono state le rivolte, ci sono state anche delle persone che sono morte, cioè è stato abbastanza grave tutto, ma anche a livello economico, già se non è proprio, non, insomma, è difficile la situazione. Con questo Ammazzata. è stata un'ammazzata. Si erano appunto, qua ci si stava riprendendo adesso, e con questo. Un disastro. Poi calcola che in agosto c'era stato anche tutto il fattore degli incendi nell'Amazzonia, Ah. quindi anche lì, perché aveva preso la parte Bolivia e Brasile, quindi insomma anche lì insomma, è stato un anno difficile, sicuramente è un anno difficile. Sì, che Sì. il coronavirus in confronto è una passeggiata. Sì, tutto. Ma anche perché no, Sì. non, lì non c'è anche la dengue. Ecco, bravo. Guarda, io ti dico la verità, adesso io non me la vorrei gufare, vorrei dire questa cosa con la mascherina, però dico io più del coronavirus forse ho paura del dengue. Ma A me il sarebbe, scusa, dengue ignoranza? praticamente sono queste zanzare particolari, che ovviamente tu non puoi sapere, però sono strane, sono grigie con delle righe, che sono come, boh, velenose, insomma. E Vabbè, guarda si che trovano. zanzare tigre veronesi. Sì, ecco, sì, secondo me sono sorelle, solo che queste stanno dove c'è appunto il ristagno, un po' dell'acqua, e se ti pungono, insomma, c'è gente che è morta per il dengue abbastanza, e poi anche, per carità, stai male, e vabbè, con febbre, stai proprio male, poi ti ripidi. Se sei Ma è una fortunato, specie di però malaria, no. non c'entra niente. No, è proprio della puntura dell'insetto. Però ti dico, io finora sarà che mi sto tutto il giorno perché la mia pelle sarà contenta a spruzzarmi l'off e l'autan, però ti dico, io quasi tutti i miei colleghi l'hanno passato il dengue. Madonna. Sì, quindi ti dico tra dengue, adesso un po' meno perché il clima, la temporada delle piogge, la stagione delle piogge è passata, quindi adesso insomma si sono liberati negli ospedali posti. Però sì, è stato... Sì, il dengue non mi fa paura, anche perché è pieno di zanzare, è pieno di zanzare. Dici, becco quella sfigata. Beh, quindi diciamo che sì, insomma, la situazione è un po' più difficile rispetto a come la possiamo vivere noi qua. Cioè, già isolarsi, rimanere in casa, a quanto pare è un privilegio in realtà. Non tutti se lo possono permettere, mi sembra di No, capire lì. In no, no, chiaro, è un più ci sono privilegio tanti più casi. anche avere internet, per dirti, cioè chi ha internet è fortunato perché comunque, vabbè, insomma, lo sappiamo, puoi far tutto, ci sono un sacco di corsi online e qua anche molti centri qui di Santa Cruz, cosa ne so, sportivi, se no che di yoga, insomma, anche fanno diverse cose, di meditazioni, io sto facendo un corso di biodanza bellissimo, per dirti, li mettono tutti online e quindi insomma passi anche le giornate, ci sono conferenze e tutto, però è un privilegio avere internet, ossia io sono stata a visitare ancora un mesetto e mezzo fa un ragazzo a casa sua, a visitare la sua famiglia, lui che è uscito da un paio di mesi, così per vedere un po' come stava vivendo, l'ambiente nel quale stava, e per dirti, mi ha colpito questo, che erano come 5-6 fratelli, si dividevano in una cameretta con due letti e facevano a gara, avevano un cellulare con internet, con un che
pagavano un pochino al giorno, che si potevano permettere, facevano una gara, capito, per chi quei 10 minuti poteva vedere un video o perché poi non c'era più la connessione, per dirti. Quindi, insomma, anche ti dico, le scuole che magari mettono le cose online e tutto, chi può bene, chi non può, la gente del campo, ad esempio, non ce l'aveva prima, non ce l'ha adesso e continua la sua vita, insomma. Com'è, Guarda però. che ci sono salutoni che arrivano da Pietro e la Olli. Oh, ciao! Non fa paura nulla neanche il dengue. Basta, insomma. Ti dirò che, insomma, l'ho temuto. Ogni tanto ci pensavo, dico, Madonna, qua mi sto grattando, speriamo che mi vada bene anche stavolta. E Pietro invece dice, ti mandiamo Di Maio a prenderti in aereo. Insomma, non so, vabbè, non entro in merito. Ma ascolta, ti manca Verona, ti manca un po' qua. Sì, chiaro, sì, mi manca, sì, mi Tornerai quando? manca. Torno presto, c'è sempre mia mamma online, quindi tornerò fra un paio di settimane. No, a parte gli scherzi, torno, sì, ho anche voglia di tornare, sono sincera. Sì. Guarda che c'è una carrambata in corso, Giovanni Gandini che dice: non ti ho conosciuta nell'esperienza di 2 anni fa a Santa Cruz, ma salutami Mario. Ah, certo. Sì, Lo domani lo vedo, te lo saluto. conosci tu? No, No. Ma va, no, incredibile. piacere. Carrambata totale. Caramba. A sto punto, visto che ormai ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti della diretta, vediamo se riesco a mettere la hit del momento che mi hai mandato. Aspetta. Com'è che si chiama questa? Volevo mettere porchette Perché fuiste. sei triste? Aspetto il commento di Vagnesita Miranda che dice che probabilmente piace solo a me questa canzone, però per me è il massimo. Allora, ma lei è una boliviana, questa cantante? Boh. Lei è boliviana, sì. Te fuiste, vediamo se la trovo. Come si chiama la... Ah, non me ne ricordo più, mamma... In realtà, guarda, Spotify italiano non riesce a trovarmelo. Ah no, aspetta. Mariela Soledad. Lei sì. Mariela. Sembra una vecchia veronese. Eccola qua. Sì, ma anche la faccia era un po' qui. Eccola. La Olly mi dice che spera che sia reggaeton, però no, no, lì non è reggaeton, quello ce l'ascoltiamo io e te, una spiaggia. La senti? Si sente? Sì, io sì. Grande. Ascoltami, abbiamo Chris McFly che dice: metti Maria Juana Idilio. Anche questa è tipica perché lui è venuto a trovarmi quando abitavo nella selva e aveva scoperto questa canzone che aveva sentito non so dove. E è incredibile, questa canzone è stranissima, è che non l'ho trovata, prima volevo mandartela, non l'ho trovata. Vabbè, allora invitiamo i nostri followers a Chiaro, seguirla, sì. esatto, a cercarla. Tra Fare una l'altro, playlist. questa diretta sarà online per le prossime 24 ore. Poi nel frattempo abbiamo scoperto anche come salvarle, le dirette, per cui le pubblichiamo fra 24 ore e lì saranno consultabili per sempre. Sì, esatto. Dopodiché, guarda, c'è Ste Pao Ste che ti dice: grande Anna, chiara, appassionata, sempre positiva, un bacione. No, cara, Vabbè, grazie. Ciao. Anna, abbiamo gli ultimi 40 secondi. Hai una dedica da fare oppure salutiamo? Beh, grazie, grazie mille intanto per l'opportunità che insomma Figurati. poter parlare e compartire, condividere quello che appassionano è sempre bello, quindi grazie. E quando si riapriranno le frontiere si potrà viaggiare.
chi non conosce, perché la Bolivia non è tanto conosciuta e purtroppo un po' non si pensa tanto, però è davvero un paese che fa innamorare, che io 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 innamorare.